Figliolino, un libro sulla Sacra Spina di Montefusco, tra mistero e fede, dal 1932 al 2016. Cosa è successo in questi due anni? In questi due anni si sono manifestati gli eventi particolari sulla reliquia che abbiamo nella chiesa di San Giovanni a Montefusco. Sono due anni in cui è coinciso il Venerdì Santo con il giorno dell'Annunciazione, e la tradizione vuole che a Montefusco, come in altre zone d'Italia dove si costruiscono queste reliquie, si hanno su queste reliquie delle manifestazioni, variazioni cromatiche, efflorescenze, macchie bianche, insomma sono eventi prodigiosi che poi coincidono con l'ora che la Chiesa vuole sia la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, cosa è successo in particolare nel 2016? Il 25 marzo si è riunita una commissione di tecnici esperti per verificare appunto che ci fossero degli eventi particolari, eventi che sono stati definiti prodigiosi. È successo effettivamente qualcosa nel 2016? Sì, nel 2016, proprio per non farci cogliere così impreparati, ho pensato di fare una vera e propria commissione, ovviamente di persone non montefuscane, per non farci cogliere la suggestione oppure la campanilina. E abbiamo fatto questa commissione di professionisti un po' variegata, e in quell'occasione abbiamo messo sotto osservazione la reliquia della Spina per 3 giorni consecutivi, il giovedì, il venerdì e il sabato santo. E poi una settimana successiva. Diciamo che il primo giorno non si è manifestato niente, cioè la spina era così come era costruita, mentre il venerdì verso le 16.10, 16.15, sulla spina si è evidenziato, diciamo, delle piccole variazioni che andavano aumentando con il passare dei minuti. Si è passato a delle morule bianche, a delle piccole macchie bianche, a dei vivoli di colore rosso che andavano a percorrere un po' tutta la reliquia, e alla base perfino delle variazioni cromatiche che andavano dal rosso scuro al rosso più chiaro. La presentazione di stamattina del libro della Sacra Spina di Montefusco è stata anche l'occasione per parlare, per far conoscere la biblioteca qui di Mercogliano. È la biblioteca delle Suore Benedettine, che è una biblioteca in continua crescita, che in quest'anno ha svolto un buon lavoro nei riguardi anche dei ragazzi che frequentano la scuola e non solo, con dei laboratori didattici tenuti da vari professionisti, tra cui anche il dottore Di Marino, e che ogni anno per il maggio dei libri organizza qualcosa sempre insieme alla Fiera dei Libri, e quindi quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere di nuovo oltrepasso la fiera con Donatella Di Bartolomeo, che poi è molto sensibile e sempre vicino quindi ai ragazzi. Quindi per noi è stato un piacere e un onore, anche perché si sono dette cose che comunque sono collegate col territorio, perché la Sacra Sindone comunque, come è stato già detto, è stata conservata a Montevergine, quindi ci ritroviamo sempre nel parlare quindi di particolari culturali del territorio. Di Marino, quest'anno c'è anche una novità, oltre ai libri c'è un nuovo giornale che debutta online da parte dei bambini qui della scuola, e è attesa nei prossimi giorni la pubblicazione. Sì, l'idea è nata nel corso dell'anno scolastico e i ragazzi, soprattutto i ragazzi di Quinta, hanno partecipato a questo progetto e alla nascita di questo nuovo giornalino, anche con la collaborazione delle classi quarte. Il nome è scelto proprio dai ragazzi, è Kids Magazine, ed è il giornale della Biblioteca di Maria Santissima di Montevergine delle Suore Benedettine. Un giornale che, diciamo, vede sia le novità e tutte le informazioni riguardanti la biblioteca delle Suore Benedettine e la vita scolastica anche degli alunni dell'istituto. Voglio approfittare anche di questa intervista per ringraziare il mio staff della Biblioteca delle Suore Benedettine. Ammiro molto il loro impegno per portare avanti la nostra biblioteca e per lanciarla verso traguardi sempre più nuovi.